Isaia predisse e annotò nelle scritture la divina missione del Messia, sì, di Gesù Cristo. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Solchio tocchi la sua veste e sarò guarita. L'Eterno m'ha unto per recare una buona novella agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto. E sarà chiamato Ammirabile, Consigliere, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui, Spirito di sapienza e di intelligenza. Il figliuol dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito. Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio e se li terrà in seno. Uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Padre mio. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Signor mio e Dio mio, l'Eterno l'ha unto per recare una buona novella agli umili. Per intercedere per i trasgressori. Per aprire il carcere ai prigionieri e per fasciare quelli che hanno il cuore rotto.